Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, bentornati sul canale. Oggi vi parlerò delle scoperte del periodo. È il primo video che faccio sulle scoperte del periodo, ma li guardo tantissimo sulle altre youtuber perché li trovo veramente molto utili. E si tratta di dei prodotti che ho provato e ho acquistato, diciamo, nelle ultime 2 settimane, che non rientrano a far parte ancora dei miei preferiti, però insomma sono sulla buona strada, devo solamente testarli ancora un po', in quanto appunto ho avuto troppo poco tempo per provarli, ma mi stanno comunque piacendo tantissimo. Ma bando alle ciance ed inizierei subito col farvi vedere 2 prodotti che indosso in questo momento sulle labbra e che vedrete anche nel video tutorial che ho registrato, che caricherò o prima questo video, prima il video tutorial, ancora non so. E si tratta di Perfect Score di MAC in abbinata alla matita Brick, e quindi si tratta di appunto un rossetto che fa parte della linea matte e credo che faccia parte della nuova collezione, quindi non so se si trova in linea permanente, ma è un rosso mattone bellissimo, molto molto scuro, matte ma allo stesso tempo confortevole e io lo trovo veramente adattissimo alla stagione autunnale. Tra l'altro, secondo me è un rosso portabile anche durante il giorno, in quanto è scuro ma non eccessivamente. E quindi lo trovo veramente un colore molto molto elegante. Intanto, se riesco ad aprirlo dalla scatolina, ve lo faccio anche vedere meglio. E si tratta appunto di questo. Per me è meraviglioso. E appunto per applicare questo rossetto nel miglior modo possibile ed evitare che fuoriesca nei bordi, mi sono presa anche la matita, e in questo caso appunto è Brick, che è il colore perfetto, veramente è il colore identico appunto al colore del rossetto. Quindi questi veramente li sto usando da una settimana, ma penso che rientreranno sicuramente già nei preferiti, in quanto mi sto trovando benissimo e adoro questi colori. E quindi queste erano le prime 2 scoperte di questo periodo. Andiamo avanti, e un'altra scoperta che non è proprio di questo periodo, infatti ce l'ho già da un po' di tempo, però non ve ne ho mai parlato, e si tratta della palette della NYX per il contouring e l'highlighting, ossia l'Highlight and Contour Pro Palette, che apriamo qua che forse riuscite a vedere un po' meglio. Contiene appunto all'interno 8 colorazioni, quindi la parte superiore ci sono le colorazioni chiare, quindi per andare ad illuminare. Qua ad esempio c'era un bellissimo illuminante che però purtroppo si è rotto perché la palette mi è già caduta per terra, però era un bel illuminante molto freddo, più adatto sicuramente all'inverno, alle incarnagioni chiare, piuttosto che in estate alle incarnagioni abbronzate, perché era veramente un colore molto molto freddo. Qua abbiamo una polvere color, diciamo, un giallino banana, che però devo essere sincera, questa non mi fa impazzire. E diciamo che di questa palette i colori che prediligo sono questi 4 qua in fondo, quindi per fare il contouring e per andare appunto a creare le zone d'ombra del viso piuttosto che le zone di luce. In particolar modo amo questi 2 colorazioni quando voglio fare il contouring, e questo invece, che è un marroncino più caldo, quando preferisco appunto andare a mettere un po' di terra su tutto il viso e rendere il colorito un po' più sano. Questo è un colore abbastanza scuro che utilizzavo appunto anche come terra, però più nel periodo più estivo, quando ero leggermente più abbronzata. E le polveri mi piacciono parecchio perché sono molto pigmentate, inoltre si sfumano abbastanza bene, quindi insomma, diciamo, un ottimo prodotto e anche abbastanza versatile, adatto a diverse carnagioni. Poi, altra scoperta del periodo, e questa l'ho comprata veramente da poco, circa una settimana fa, da Tigotà. Ho trovato il gel viso detergente biologico dei Provenzali, ed è appunto un gel viso 2 in 1 che pulisce e purifica, è adatto alle pelli normali e miste, e io lo sto utilizzando la mattina prima di andare a truccarmi e anche la sera dopo che utilizzo l'acqua micellare. Ed è un gel appunto molto semplice da utilizzare: vi inumidite il viso, applicate il gel, si sciacqua molto velocemente e vi lascia il viso molto pulito e allo stesso tempo anche molto morbido. Mi piace perché comunque all'interno ha degli ottimi ingredienti, e come avete visto appunto lo sto usando da una settimana, ma ne ho già usato parecchio, e la cosa che mi piace di più è che appunto non mi irrita il viso, cosa che fa invece l'acqua micellare dei Provenzali, di cui vi parlerò in un prossimo video. Anche questi li ho acquistati insieme, però di questo prodotto ho una buona opinione, mentre dell'altro insomma ni. Però andate a dare un'occhiata, anche perché costa penso meno di 5 euro, quindi è anche un prezzo molto abbordabile.
Altra scoperta del periodo è questa palettina di Wycon, una palettina di correttori che avevo comprato per truccare appunto diverse persone per delle cerimonie, dei matrimoni, quindi avevo bisogno di una palettina con correttori appunto di diverse tonalità che potesse andare bene per ogni persona. Infatti qua andiamo dalla colorazione più chiara, questa qua in alto, alla colorazione più scura, quindi è adatto appunto ad un range di carnagioni differenti. E inoltre c'è anche un correttore, questo qua, molto aranciato, che va benissimo per coprire le occhiaie. Io lo uso, ad essere sincera, principalmente per il viso e quindi per coprire le imperfezioni. E vado ad utilizzare ogni tanto l'arancione come contorno occhi. Subito dopo applico ovviamente un correttore della mia tonalità di pelle, però devo scaldarlo bene bene con le dita perché come vedete sono dei prodotti cremosi, quindi c'è la possibilità che vadano nelle pieghe e che segnino veramente tanto il contorno occhi. Quindi diciamo è una palette che prediligo per le imperfezioni, ma è molto buona, tra l'altro costa 12,90 € e avete all'interno 6 correttori, quindi una scoperta veramente positiva. Poi ho comprato una settimana fa una matita della L'Oreal, la Color Rich Le Smoky, nella colorazione 204 Brown Fusion, che mi sta piacendo molto perché ha una bella colorazione marrone. Adesso vi faccio vedere. È un marrone molto scuro. Io adoro il marrone scuro sui miei occhi. E se lo applicate leggermente con la punta, fate la punta e lo applicate subito, ha un tratto così scuro che può sembrare quasi un eyeliner, ma allo stesso tempo, se voi andate a sfumarlo con il sfumino qua dietro o qualsiasi pennello da sfumatura, fa un ottimo effetto smokey eye, tant'è che si può sfumare anche su tutta la palpebra volendo perché comunque è una matita molto cremosa se l'andate a sfumare, ma se non la sfumate non cola e resta là dove l'applicate anche all'interno dell'occhio, quindi veramente secondo me è un'ottima ottima matita. Certo, la sto utilizzando, l'ho utilizzata tipo all'incirca 4-5 volte, però per adesso mi piace parecchio. Altro prodotto che sicuramente non è una novità per voi, ma è una novità per me in quanto è il primo cream shadow di NARS Black che compro, e ho deciso di comprare Pinkwood perché è una colorazione rosa. Io adoro il rosa sugli occhi verdi, a me piace tantissimo ed è appunto questo rosa, ma molto molto particolare. Non è un classico rosa, è un rosa pieno di riflessi. Facciamo uno swatch per farvi vedere meglio. Vedete, il colore è a dir poco stupendo e io lo applico, l'ho usato all'incirca 3 o 4 volte, lo applico appunto sulla palpebra mobile direttamente con le dita, preferisco l'applicazione con le dita che scalda il prodotto e ho applicato solo questo sopra, non ho applicato nessun altro ombretto e mi è rimasto intatto tutto il giorno. Dopo un paio d'ore è andato nelle pieghe, è vero, ma veramente sono passate diverse ore. Il colore è molto molto bello, quindi anche questa è una scoperta penso proprio da promuovere. E infine passiamo agli ultimi due prodotti, le ultime due scoperte del periodo. Una scoperta è questo appunto Paint Pot, non è un Paint Pot in realtà, è semplicemente un gel cream per le sopracciglia di Diego Dalla Palma, che io ho nella colorazione 03 e si chiama appunto delineatore in crema. Avevo uno sconto, quindi invece di pagarlo a prezzo pieno, che non mi ricordo quant'era, comunque l'ho pagato circa 12 €. È una colorazione abbastanza scura, tant'è che l'ho presa non tanto per truccare me ma altre ragazze, ma in realtà andando piano piano con il pennello posso utilizzarlo appunto anche per le mie sopracciglia ed è veramente un ottimo prodotto. Questo appunto è il contenuto di questo puttino, è un ottimo prodotto che dura tutto il giorno. Voi lo applicate e resta là finché non vi struccate. E il colore, anche secondo me, è un colore fantastico per le sopracciglia, perché è un colore marrone, né troppo caldo né troppo freddo. E anche le altre colorazioni erano molto molto belle, quindi veramente dateci un'occhiata perché secondo me è veramente un buon prodotto. Infine passiamo appunto all'ultima scoperta del periodo e si tratta del famosissimo Paint Pot di MAC, il Pro Longwear nella tonalità soft ocre, che ho comprato al posto di comprare il
il primer di Urban Decay, che appunto ho comprato diverse volte perché mi ci trovo benissimo. Questa volta appunto ho deciso, invece di comprare il primer di Urban Decay, di provare il Paint Pot di MAC e vedere se mi fa lo stesso effetto nell'occhio, se prolunga la durata dei miei ombretti e se li rende più intensi. Questo appunto è il contenuto del Paint Pot, magari lo apro. Ed è appunto una colorazione abbastanza universale, devo dire la verità, è una colorazione abbastanza chiara, quindi sicuramente d'estate, nonostante fa un bellissimo effetto sulla palpebra in quanto uniforma la palpebra, la rende molto omogenea e non fa vedere le venuzze, comunque un colore abbastanza chiaro, devo essere sincera. Vi faccio magari uno swatch in modo tale che possiate vederlo. È chiara e cremosa, ma non so se si vede, molto simile in realtà al colore della pelle, quindi va benissimo per la palpebra. E l'ho utilizzato un paio di volte, devo essere sincera, devo dire che ha prolungato sicuramente la durata del mio ombretto. Per questo prodotto, come per gli altri, vi farò magari sapere recensioni più dettagliate nel tempo, però per adesso posso dire che mi piace parecchio. Questi prodotti, ragazzi e ragazze, erano le scoperte appunto dell'ultimo periodo. Fatemi sapere se anche a voi piace questa tipologia di video, iscrivetevi al canale, mettete un like a questo video. Io vi auguro a tutti una buona giornata. Un bacio!